Vai, Come obiettivo travel del 2022 mi sono detta: voglio scoprire il Lazio. A marzo il destino ha voluto che mi invitassero a un blog tour alla scoperta del lago di Bracciano. Ho preso il Frecciarossa come coperta di Linus zia Simonetta e sono andata a Bracciano. No, non ho fatto nessun vlog a Bracciano. Ti ho detto che ho appena ripreso con il canale YouTube. Al lago di Bracciano ho conosciuto un sacco di bella gente, tra cui anche una giappa romana, Sabu Chan. Ci siamo lasciati con un "Hey, quando torno a Roma? Pizzettina?" Dalla pizzettina è nato girettino e così ci siamo ritrovati. Una milanese, una romana e una giappa romana in un'auto. Ma è andata a finire? Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Dalla vostra figlia, l'ho sentita dopo anni, 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 questa saluto vi mancava. Sono in auto, che non è mia ovviamente perché lo sto guidando, con la zia Simonetta sulle strade del mondo e una new entry esotica giapponese, Sabu-chan. Dove stiamo andando, Simonetta? Stiamo andando a Cervara, siamo sui Monte Simbruino intanto, provincia di Roma, lo dico per gli stranieri, e stiamo andando a Cervara di Roma, che è il comune più alto della provincia di Roma, è poco più di 1000 metri, e poi andiamo a Subiaco. Perché fa mucho calor, Fernando, e quindi andiamo al fresco. Quindi pronti per la prima nuova avventura dopo secoli e secoli e secoli? Con me medesima, la sciura fine. Dopo vari tentativi, perché ci siamo persi un po' di volte, siamo giunti in quel di Cervara Romana, che è famoso per essere la cittadella degli artisti, quindi sicuramente vedremo un sacco di belle cosine. Non ci resta che armarci di tanta pazienza perché il sole picchia. Abbiamo fatto i primi 30 gradini, adesso ci sono gli altri 30 gradini. È tutto, io pensavo fossimo arrivati, ragazzi. No, ce ne saranno anche altri. Perché dobbiamo scegliere fra i gradini, questi qui e questi. Andiamo nei quelli più difficili, ovviamente. La scelta è obbligata. Ok, mai frequentare una che fa trekking, che è in piana, che fa arrampicata, eccetera, eccetera. Andiamo, via, 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 via. Ma solo facendo i gradini ti puoi accorgere di questa fantastica view. E che view, e che view, e che view. Terrazzino, terrazzino, terrazzino. Scalino dopo scalino stiamo percorrendo la scalinata degli artisti, uno dei simboli di Cervara di Roma, pura testimonianza di come l'arte si sia inserita perfettamente nell'ambiente urbano e naturalistico. Siamo arrivati in cima, quindi deduco che abbiamo finito 171 gradini. Lei è Sabu Chan. Sabu Chan. Da Osaka. Non riesco a dirlo. Osaka. Osaka. Perché si dice Osaka, non Osaka. Osaka. E questa è la meravigliosa view dalla cima. Meraviglioso, c'è un vento fantastico, tutti i colli romani. Questa è una zona pazzesca perché siamo al confine con l'Abruzzo. C'è anche una riserva, un parco naturale. Il parco regionale dei Monti Simbruini, mi dicono dalla regia che non trattengo un nome neanche a pagarlo. L'avevo adocchiato sulla cartina perché cercavo proprio un posticino dove venire, ma ovviamente zia Simonetta, che è la massima esperta di Roma, Lazio, essendo travel blogger, mi ci ha portato. Bastava leggere Parco dei Monti Simbruini, e questa parola che non mi entra in testa, ed è un posto veramente meraviglioso. Guardate, siamo che view. Nella Valle della Niene. Valle della Niene. Ed ecco. Eccoci arrivata alla chiesa. Come si chiama la chiesa? È la chiesa di Cervara di Roma, Maria Santissima Visitazione. Madonna, sta donna tutto sa! Guardate qua che bello, che bella, che bello. E la view, ragazzi, la view.
La mia passione, ragazzi, il tetto in legno, cioè io vorrei a casa mia a Milano, si può avere? Bella questa passeggiata, mi piace un sacco. Altri scalini, ma stavolta in discesa perché stiamo uscendo. Arte, natura, la view, cosa si può voler di più? Cervara Romana si gira in 2 ore ad anello, ci sono vabbè, i famosi 171 gradini, ma si fanno assolutamente con piacere. Ve la consiglio proprio, veramente, veramente. E adesso donzelle, o meglio guida, dove si va? Si va a Subiago. A Subiago, vamos! Salutiamo Cervara, ciao! Di nuovo in zia Car e andiamo a Subiaco. Prima si spera che riusciamo a mangiare qualcosa, che si è fatta una certa, la sciura c'è fame alle 12:20, ma siamo nelle mani qua di zia Simonetta che adesso... Nelle due mani, una e due. Che sarebbe sul cammino di San Benedetto, quindi andrebbe fatta a piedi. Ah! Ma che la maglietta del cammino di San Benedetto. Brava, anche lei cammina. No. La maglietta, eh? La maglietta, ma non cammina, va bene. Siamo fermati a mangiare la pinza carbonara, che la digerisco domani mattina, la margherita e maronna che roba. La zappa si è presa il pollo con i peperoni. Una cosetta leggera. Sì, perché la digerisce anche lei domani. Lei praticamente ha già quattro formaggi. E poi forever and ever ci spariamo una birrazza, quindi pancia mia, fatti capanna. Buona, buona, buona. Buona, buona. Ma qui la frittura di pesce, guardate qua, l'ha voluta lei, perché solo un giapponese può passare dal pollo coi peperoni alla frittura di pesce. Questa è la grande differenza tra un italiano e un giapponese. E quindi adesso prenderò anche un cappuccino, se vuoi. Ah, no, quello è molto americano, il cappuccino dopo posto. Comunque adesso ci spariamo gli anellini fritti. Sempre per la serie, io digerisco domani. Dopo tutto sto po' di roba io ne la faccio. Sono morta, sono morta. E qui eravamo in macchina verso Subiaco, in cui blateravamo amabilmente e vi stavo raccontando che eravamo in ritardo in realtà per vedere Subiaco. Poi c'è stata anche un'interessantissima conversazione tra me e la Giappo, ma sto utilizzando la nuova macchina e ho sbagliato a schisciare e l'ho fatto tutto in slow motion, però ehi, guardate che ricci! Sbagliare una volta è umano, perseverare è diabolico, ebbene sì. Qui vi stavo dicendo che non siamo andati a Subiaco perché era troppo tardi e abbiamo scelto un paese a caso. E ovviamente ho schisciato lo slow motion. L'idea di andare a fare il giretto a Subiaco era per andare a vedere il monastero di San Benedetto, che ha una grotta pazzesca, solo che chiudeva dalle 12 alle 15. Poi noi abbiamo degli appuntamenti e quindi non siamo potuti andare. Al che abbiamo preso la macchina e siamo andati in un posto abbastanza a caso. Comunque abbiamo trovato il nostro paesello da visitare, che si chiama Roviano, che è comunque un borgo medievale, e non ci resta che andare ad esplorarlo. Roviano. Sapete cosa ho imparato quel giorno? Che Subiaco non era la cosa importante da fare quel giorno. La cosa veramente importante era prendere ed andare insieme. Io, una giappo romana ed una romana. Insieme, dopo la promessa di ci rivediamo. Già, perché non è così scontato incontrarsi per caso, riconoscersi e decidere di rivedersi. Oh, poi il Lazio, veramente, dovete gire, c'è qualcosa da vedere, dai, su, che ci piace sto Lazio. Ma quanto è bello andare per paesini, ma quanto è bello. Comunque, ragazzi, veramente, io non conoscevo il Lazio per niente. Poi, complice zia Simonetta, che è romana, ma è travel blogger laziale, è da gennaio che veramente sto facendo Lazio Experience, e quanto mi sta piacendo, perché c'è natura, c'è arte, ci sono i borghi medievali, c'è zia. Ma veramente, cioè, da milanese vi dico, venite in Lazio,
sembra che mi abbiano pure pagato. Non è così, veramente il Lazio c'ha tanto 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 da offrire e secondo me è pazzesco in tutte le stagioni, perché adesso è estate, c'è sto vento, ragazzi, che voi... una favola, com'è che si dice, una crema? No, sì, una favola. Una favola, però alcuni romani dicono anche una crema. Mai sentito. Una crema, sì, si dice. Sì, si pure. Dice. Il romano più burino. Sì, perché sì. Io non sono burina, purtroppo. Scusa, lei è prof. Scusi. Che lei è travel blog, giornalista, prof, tutto. Il nostro giretto in quel del Lazio si termina, anche perché abbiamo degli appuntamenti, siamo delle donne molto impegnate. Però, dato che questo trio così bizzarro che spera... insomma, speriamo di avervi fatto compagnia, si ricongiungerà a breve, perché abbiamo già deciso che la Giappo e la Romana vengono a farsi un giretto a Milano, quindi iscriviti al canale così non ti perdi il nuovo episodio di queste tre matte. Realmente spero di avervi fatto compagnia, di avervi fatto scoprire un po' del Lazio. Al prossimo episodio!